siamo riusciti finalmente a definire il quadro economico finanziario grazie all'ufficio speciale di ricostruzione con Vincenzo Rivera, ma anche l'ottimo di Giosia ha fatto il primo meglio ieri, e anche i costi che era necessario per sviluppare questo lavoro così importante anche per il significato dello stabile, ma anche perché sarà una destinazione assolutamente necessaria per la comunità di Teramo, perché gli hospice sono ai miei servizi più richiesti proprio per gestire al meglio la fase terminale che purtroppo si trova in condizioni di estrema difficoltà. Quindi è una bella pagina perché partiranno i lavori e le risorse finalmente sono sufficienti per l'inflazione di una risorsa più importante di questa addizione. Abbiamo anche avviato un'interlocuzione con il cosiddetto GSE, ovvero l'agenzia che genera il debito ulteriore se l'opera viene realizzata dal rispetto dell'efficienza energetica. Quindi insomma le suorine dell'extra vasco potranno essere contente da dove ci guardano perché siamo contenti. Durata dei lavori 24 mesi, sì, ovviamente se non saranno come speriamo studiamo di fine 24 mesi, soprattutto un'azienda sanitaria che si predispone ad aumentare la riuscita a completare un set di servizi molto importanti perché sappiamo che soprattutto la cronicità, le difficoltà e le tentative connesse alle patologie oncologiche impongono questo tipo di servizi. Già la prossima settimana inizieremo la gara d'appalto per circa 3.700.000 euro, l'ufficio tecnico sta predisponendo tutta la documentazione, andremo a realizzare 10 posti letto per adibirlo ad hospice per, possiamo dire, per i malati terminali, quindi per le cure palliative, e a cui andiamo a sommare a quelle che già abbiamo a disposizione a Casalena. È un intervento importante perché recupera un edificio storico di questa città, un edificio a cui si è voluto dare una destinazione anche altrettanto importante e fondamentale, quella appunto di dare assistenza a chi è al fine della propria vita. È brutto dirlo, purtroppo la funzione a cui sarà adibita è proprio questa, e lo stiamo facendo in tutti i modi per rendere sempre più confortevole possibile con tutti i servizi sia per il paziente che per i familiari, in maniera tale di alleviare al meglio questa fase di vita.